Siamo al 22 di maggio di quest'anno, alla vigilia delle elezioni del Parlamento europeo e questa mattina, leggendo i giornali, si legge campagna vergognosa perché l'Europa è stata completamente dimenticata e la polemica politica è una polemica da cortile, con offese da una parte come dall'altra. Per di più i personaggi che potrebbero svolgere un ruolo e dare un'indicazione forte, precisa, tipo il Presidente della Repubblica, preferiscono incontri internazionali, tipo quello ultimo insieme al Presidente tedesco e quello polacco, per sottoscrivere inviti a votare, però tenendo anche presente evoluzioni politiche che sono valutate molto diversamente fra l'Italia, la Polonia, la Germania. Faccio soltanto presente che la Polonia, in relazione alla crisi ucraina, ha chiesto l'intervento della NATO, come se la NATO non fossimo sempre noi stessi. E addirittura il ministro della difesa italiano, forse male consigliata, ha parlato di un impiego di peacekeeping di forze NATO in Polonia. Non so, volevamo forse dichiarare la guerra alla Russia. È chiaro che poi è stato subito smentito dal ministro degli esteri, ma bisogna fare attenzione. Io credo che quando c'è un momento intenso come quello di una elezione politica, europea o nazionale che sia, l'attività politica dei personaggi più rappresentativi, a cominciare dal Presidente della Repubblica, deve focalizzarsi all'interno. E mai come in queste occasioni sarebbe opportuno che quella prerogativa precipua, forte, che ha il nostro Presidente della Repubblica, sulla base della Costituzione, cioè di rivolgere dei messaggi alle Camere, venisse esercitata. Io credo che se il Capo dello Stato facesse un messaggio alle Camere dicendo andate a votare, è più significativo che dirlo dalla Svizzera o dirlo assieme ai polacchi o ai tedeschi. Detto questo, vorrei tornare su un argomento che avevo già precedentemente sollevato, quello cioè di attribuire alle forze armate italiane un quarto compito, questa volta non di difesa contro qualche cosa, ma un compito positivo, propositivo, cioè di concorrere a costruire l'Europa unita. Dico concorrere perché il primo settore che deve essere coinvolto in questo obiettivo storico è quello della scuola, quello dell'educazione. Bisogna far scoprire ai giovani che cosa sia l'Europa, perché siamo europei e perché bisogna lottare per realizzare anche politicamente in tutte le sue strutture questa realtà geopolitica. Ma non c'è dubbio che essendo le forze armate una società organizzata, possono offrire quella base popolare che grandi storici, esempio come Fernand Braudel, dicevano che l'Europa senza una base popolare sarà sempre soltanto un'idea. Quindi quale settore migliore delle forze armate per realizzare questa nuova patria più grande, l'Europa? Allora avevo proposto, e lo ripropongo in questa occasione, proprio alla vigilia del voto, che anche dopo le elezioni stesse sia ripreso questo argomento. Abbiamo sulle uniformi tanti distintivi più o meno utili, mettiamo un altro che rappresenta l'obiettivo storico che la nostra generazione desidera realizzare, cioè fare l'Europa. E facciamo scoprire questo concetto d'Europa che parte dalla Sicilia fino a San Pietroburgo e dal Portogallo fino a Vladivostok. È chiaro che la Russia, con i suoi oltre 17 milioni di chilometri quadrati, rappresenta una realtà geopolitica diversa da quella che può essere il Lussemburgo, ma voglio anche ricordare che la Russia è il 39esimo Stato membro del Consiglio d'Europa, quindi l'essere un paese europeo è stato già affermato ormai dal 1996, quindi proprio politicamente è il 39esimo membro del Consiglio d'Europa. Allora io credo che se le forze armate avessero anche questo compito, quel concetto che il nuovo governo ha portato avanti e sta portando avanti di fare questo servizio civile universale potrebbe essere completamente rivisto. Se è universale deve essere per tutti. Allora bisogna che ognuno scelga il settore nel quale formarsi meglio. Uno vuol fare il militare, fa il militare. Vuole entrare nelle forze di polizia, entra nelle forze di polizia.
vuole invece entrare nei settori di solidarietà, quindi un servizio rivolto più alla società, ecco un servizio civile sostitutivo, della stessa durata, con gli stessi vantaggi, ma obbligatorio per tutti, donne e uomini. Ma io credo che se noi attribuissimo già da ora alle Forze Armate il compito di realizzare l'Europa Unita, troveremmo una risposta molto forte nella pubblica opinione giovanile, perché è inutile avere forze armate professionali. Il capo di Stato Maggiore della Difesa in carica, l'ammiraglio Binelli Mantelli, ha detto che ci costano 10 volte di più i volontari di quanti l'esercito di leva. Io ho comandato reparti e ho servito i reparti di soldati di leva e posso assicurare che, essendoci uno spettro amplissimo di giovani, dal laureato al quasi analfabeta tanti anni fa, c'era uno scambio di conoscenze, uno scambio di umanità e uno scambio di solidarietà che poi alla fine il risultato era molto positivo. E credo che come si fa a assorbire i problemi anche sociali, umani, educativi, di vita, in una forza armata con dei soldati caporalmaggiore di 50-58 anni, ha poco senso. Quindi, siccome la leva non è stata abolita ma sospesa, se si fa una riforma più approfondita potremmo arrivare a un servizio nazionale universale che in parte è militare per esigenze di sicurezza, in parte per le forze di polizia e in parte, è vero, più precipuo per la solidarietà umana. Grazie.